Oggi siamo sul Lago Maggiore per provare le novità 2022 di casa Suzuki, ovvero il DF140B e il DF105. Siamo a bordo del Focchi 640. Con equipaggiato a poppa il DF140B, ha un motore a 4 cilindri in linea da 2000 cm cubici, è equipaggiato di base con il sistema lavalacqua, un filtro posto alla fine del sistema di raffreddamento del motore che trattiene le microplastiche nel mare. Adesso andiamo a provare questo nuovo motore. Rispetto al DF140A, il suo predecessore, questa nuova unità termica è molto più silenziosa grazie a una cassa di risonanza più grande. Siamo in fase di planata con il motore a 2600 giri e il battello che naviga a 11 nodi. In questo momento il consumo è di 7,3 litri ora. A 3500 giri il motore è in assetto di crociera con il battello che va via a 20,5 nodi con un consumo di 11,1 litri per ora. È veramente un campione! La crociera veloce la troviamo con il motore a quasi 4000 giri. In questo momento siamo a 24 nodi e facciamo 13 litri per ora. Spingendo la manetta fino in fondo, il gommone ha raggiunto i 44 nodi con il consumo che si attestava attorno ai 44-45 litri ora e il motore che spingeva a 6000 giri. Siamo spostati sull'Idea 58 Walkaround, in questo caso equipaggiata con il Suzuki DF100C, con il motore a 3200 giri, la barca è implanata a 8 nodi, il consumo si attesta attorno a 0,7 litri per ora. Il motore spinge a 4600 giri, la barca fino a 20 nodi. In questo momento stiamo un litro per ogni miglio percorso. Nonostante la barca sia molto pesante, il motore spinge bene grazie al valore di coppia particolarmente alto. Eccoci qui per le conclusioni. Parto dicendo che questa nuova gamma di media potenza mi ha stupito per consumi, silenziosità e coppia erogata. Come ho già detto durante il test, tutta la gamma è equipaggiata con il Suzuki Microplastic Collector per dare una svolta green alla vostra navigazione. Ragazzi, per questa prima prova dell'anno è tutto. Un ringraziamento speciale va a Suzuki, da Nauticone è tutto. Alla prossima!